Quando vuoi proviamo l'audio, Twitch. Quando volete proviamo audio. Ho detto di piove non sta piovendo, quindi sicuramente qua. Poi siccome sai cos'è, c'è il fatto del palazzetto di là, ci sono altri cambi qua. Come? Ci sono altri cambi di palla a mano qua. Ma ci può essere. Ma c'è un cambio di palla a mano. No, oltre questo ce n'è un altro per avere il cambio. Ah, c'è un altro. È per tutti universitari anche un po'. No, è una testa, è bravo, certo non è costante, non è stato, però ti posso dire il migliore era costante. Anche la Coppa Lenina e comunque in ogni caso gli abbiamo detto che non li possiamo più seguire, infatti Marotta si dice manica lì perché tra l'altro ancora da dare i soldi. Cioè infatti la misura come facciamo e ora lo capisco. Per giungere erano vendute acqua, tu sai che significa dare acqua alla marghiata. Se non sono roba di coglioni. Il tabellone tu lo riesci a vedere oggi? Ora perché prima l'avevo tempo, nel secondo tempo, vabbè quello grande è il tempo, giusto?
Luigi, l'importante è che ti metti sempre a timer, perché se tu ti metti al risultato ti sballa tutto cosa, no? Quando cambi quando il gioco veloce non ti conviene per tuo pezzo. Tanto sei perduto di pezzo.
Prova audio, 1, 2, 3, prova, stiamo provando audio, 1, 2, 3, prova audio, dateci conferma se tutto ok, prova audio, 1, 2, 3, prova, sì, 1, 2, 3, sì, mi sentite? Stiamo provando. Ok. Prova. 1, 2, 3, prova. Prova. Come livello non so se va bene, ma in caso possiamo aumentarlo o diminuirlo. Abbiamo regolato un livello. Dovrebbe essere buono. Prova. Se per caso è piano, ditecelo, lo aumentiamo. Prova, 1, 2, 3, prova audio. Sì. Sì, stiamo provando sempre, ma è lungo questa prova. Prova. Va bene, possiamo. Scusa, ma non dovrebbe provare il giornalista, così almeno si diverte lui un po', no? Niente, dobbiamo provare noi. Prova una musichetta di sottofondo? No, non abbiamo. Prova. Oppure un test prova che parla da solo, poteva essere buono. Vabbè. Vabbè, dovrebbe essere buono, dai. Sì, dovrebbero segnalarcelo che è tutto bene, giusto? Sì, certo. Allora attendiamo il vostro segnale di ok e spegniamo il microfono intanto. Prova. Vuoi provare tu il microfono, Prospero? Va bene? Non ci tieni a provare il microfono? No, potrebbe essere che è più carino provando. Ti prendi, dai, provini, no? Prova. Prova audio, sì. Prova. Vabbè, comunque penso che sia buono, dai, dici. Allora, quindi loro iniziano il sabato giorno 7 novembre. Sì. Con la prima, alle 15, contro il Palermo. Poi hanno martedì, mercoledì e giovedì la Coppa Lenna. La Coppa Lenna è qua. Sì. C'è il girone qua. Ed è sono, perciò sono tre partite, una dalla mattina alle 9, una alle 13 e una alle 3 di sera, sembra che sia. È tutto il girone che si gioca qua, non so se è un girone a 4 o a 6. Non mi ricordo. Forse a 6. E infatti, ma come facciamo? Non della persona anche perché ormai Antonio lavora, io lo devi regolarmi di nuovi colori, pare. Di nuovo. E tale, perché ma il sole? Sono diversi. Aspetta, che faccio. Tolto, sì. E io adesso? Andiamo.
bene, già va meglio, si apre un po' di diaframma. No. Com'è? Ci siamo. No. E quindi come fai? Alla fine non ce la possiamo gestire più questa cosa. Scusa, ma non ce l'ha messo nei tasti qua uno due Antonio? Eh? Non ce l'ha nei tasti? Ah, ce l'ha. Mm. Ce l'ha. Sì, ce l'ho, lì si è programmato. Cioè, uno due, ma vabbè, uccido non penso. Quindi in teoria la pubblicità dovrebbe essere il quinto. No. Vabbè, uno due, già basta. Sera. Ciao, salve. Oh, io spengo. Oh, le batterie se ne vanno. Che non siamo qui. Eh? No, vabbè, si vede che va bene. Vabbè, io stacco perché il radio poi non siamo a filo. Come? Dimmi che l'acqua non è acceso. Sì, ma poi si stacca la fila. Tanto i dati sono i miei. Grazie.
Tranne la pelle. Si vede che è libero. Eleven Sport. Qua, no, però, no, ma il divisore è registrato.
Ora qua il fatto del sole è quello che romperà le balle, eh? Vabbè, se lo lasci là, io bene o male con l'occhio capisco che ci sono io. Eh? No, 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 no,
tu lo senti? Chiudo ancora. Cioè no, chiudilo qui là, perché poi ci hanno dire fatto la partita. Meglio io, ah, vedi. Allora sì. Amici appassionati della pallamano, buon pomeriggio dal palazzetto dello sport Concetto Lobello di Siracusa. Torna a casa dopo un viaggio durato circa un mese la Team Network Albatro, che ospita oggi la capolista Sassari. Quasi un mese è trascorso infatti dall'ultimo impegno casalingo contro il Fondi, unico successo fino a questo momento raccolto dalla squadra di Peppe Vinci. Oggi qui a Siracusa arriva il Sassari, capolista indiscussa di questo campionato. Un pareggio, 6 vittorie di fila per i sardi. Accanto a me, come al solito, Fabio Reale per commentare questo match che naturalmente si preannuncia particolarmente difficile per gli uomini di casa. Buon pomeriggio intanto. Sì, certo, la partita è un po' in salita, però ho visto che al di là della prima partita che ha fatto l'Albatro, l'Albatro si è giocato con tutte le squadre, perciò è una squadra che dura a morire. Vediamo oggi che cosa. Io penso che ci possa deliziare con qualche bella giocata e sarà una bella partita. Notizia dell'ultima ora, pare che tra i sardi non ci sia Giovanni Nardin, che ha avuto un leggero infortunio ieri sera al termine della rifinitura, e quindi qui a Siracusa sono arrivati in 13 agli ordini del coach Luigi Passino. Ma vediamo insieme le formazioni ufficiali per la Team Network Albatro: Juan Pablo Cuello, Federico Vanoli, Gabriele Nobile, Thomas Cagnete, Javier Grande, Matteo
Pola, Alessio Lobello, Max Murga, Gabriele Sortino, Marco Bobicic, Zoe Mizzoni, Lorenzo Rubino, Francesco Burgio, Giuseppe Cuzzupè, Nicolo Argentino, Gianluca Vinci, che torna a respirare aria di prima squadra, soprattutto aria di partita. In panchina con coach Peppe Vinci anche il suo vice Gianni Attanasio. La squadra sarda con Matteo Bomboi, Felipe Roberto Braz, Bruno Birzic, Davide Campestrini, Esteban Taurian, Fabio Del Prete, Andrea De Logu, Pavel Kiepulski, Alexis Marzucchini, Allan Luis Pereira, Marco Spanu, Riccardo Stabellini, Federico Mattias Vieira. In panchina Luigi Passino, coach dei sardi, che ormai sono tra le squadre top sicuramente di questo torneo della Serie A Beretta, squadra che al termine dell'ultima stagione, come ricorderete voi, interrotta il 7 marzo per le note vicende dell'emergenza sanitaria, era al quarto posto in classifica con una partita addirittura da recuperare a Trieste. Quanto potrà intanto pesare, quanto pesa psicologicamente Fabio in una partita che sai dover disputare contro una delle pretendenti al titolo, perché di questo stiamo parlando, con il Sassari? Ma quando si gioca con una squadra più forte, con la capolista, al di là che poi bisogna sempre dimostrarlo, che il campo è sempre l'ultimo a dare, insomma, il responso. E uno trova, non c'è bisogno sempre per l'allenatore di motivare, il giocatore lo trova dentro di sé le motivazioni, che vuole fare bella figura, vuole giocare con i primi della classe. Cioè, io penso che oggi l'arbitro farà una bella partita, vediamo dove può arrivare. Gli arbitri sono i signori Ciro Cardone e Luciano Cardone, fratelli entrambi napoletani, il commissario è il signor Enzo Chiarello. Come dicevamo, ormai la formazione è scesa in campo, quindi abbiamo avuto la certezza, manca Giovanni Nardin, il numero 5 dei sardi, il capocannoniere proprio della squadra rosso-blu, con ben 41 reti messe a segno nelle partite sin qui giocate. Ma ha fatto meglio Juanpi Cuello, 45 reti per l'italo argentino che veste la maglia dell'Albatro e che si trova al nono posto in classifica nella speciale classifica dei cannonieri della Serie A Beretta. Tutto adesso è pronto, le due squadre stanno per entrare in campo, anche due arbitri hanno raggiunto il tavolo della giuria e richiameranno i due gruppi al centro del campo. Purtroppo si continua a giocare a porte chiuse, quindi senza il pubblico, che si spera poter ritrovare nelle prossime settimane, anche se i dati che arrivano non, in questo momento non consigliano più di tanto gli assembramenti anche nei luoghi dove si svolgono attività sportive, soprattutto i campionati. L'Albatro in tal senso proprio in settimana con il suo presidente Vito Laudani ha sospeso per 15 giorni gli allenamenti delle squadre giovanili proprio per evitare eccessivi contatti e quindi si aspetterà fino al 9 novembre per riprendere l'attività agonistica, gli allenamenti delle squadre under dei bianconeri. Come dicevamo, la Raimond Sassari è l'attuale capolista del torneo, 13 punti conquistati dalla squadra di Luigi Passino, soltanto un pareggio all'inizio proprio contro il Fasano, poi una sfilza di vittorie che ha portato la squadra rosso-blu in testa alla classifica. Vediamo adesso quali saranno i due set iniziali, vediamo già Cagnete, Cuello, Bobicic, Grande, Sortino, che stanno per prendere il loro posto. Dall'altra parte c'è il gigante Braz, Vieira, e questo grande acquisto è uno dei top scorer probabilmente del campionato italiano, un italo-argentino che ha fatto la storia anche della sua nazionale. Sì, sì, Vieira è un top player, ha giocato tantissimi anni in Asobal, è veramente un giocatore extra player, come si dice. E lui nella nazionale ha avuto un po' la sfortuna di avere di fronte a sé un giocatore molto, molto più forte, era Gull, che è stato per 15 anni nel campionato spagnolo e è stato
capitano della nazionale argentina che ha disputato Olimpiadi, campionati del mondo, insomma è un giocatore molto forte che ha incontrato sulla sua strada un giocatore della sua nazionalità che un po' l'ha bloccato, ma è un extra player indubbiamente. Tutto pronto, Braz con il pallone in mano e gli arbitri stanno verificando le ultime cose per partire con questa nona giornata di campionato, nona giornata di andata della Serie A Beretta, partiti ed è subito Vierà verso Marzocchini, ancora Vierà, Birzic al centro, vediamo questo primo attacco degli ospiti, al centro a fare da vivoce Braz che adesso esce, prende palla, ancora verso Vierà che prova il tiro e realizza, prima rete quindi per il Sassari ed è proprio Federico Vierà che la mette a segno dopo neppure 20 secondi di gioco ed ecco l'arbitro che riparte, Murga verso Cagnete, Cagnete largo per Queglio, ancora Cagnete, ancora Queglio, viene al centro Murga che scambia con Queglio che cede a Cagnete, si allarga però e mette a segno un bel gol per il pareggio della squadra siracusana. C'è un fallo e l'ammonizione a Max Murga combinata dall'arbitro, fallo ritenuto grave. Quindi si riparte di 9 metri, Braz, Birzic verso il numero 24 Stabellini, Stabellini ancora al centro per Birzic, Vieira, Birzic a fare da play, Stabellini che viene al centro, Vieira verso Braz, bloccato però dai due. E c'è una munizione anche per Cagnete, un 7 metri assegnato al Sassari. Primo 7 metri della partita, si è impossessato del pallone già Birzic ed è pronto per tentare la realizzazione. Javier Grande prova ma non riesce, tiro improvviso di Birzic per il 2-1, inizio che sta mantenendo dei ritmi non altissimi ancora, anche se abbiamo visto che la fisicità del Sassari è abbastanza evidente. Sì, loro giocano una bella 6-0, hanno giocatori possenti al centro, Pereira cambia sempre con Bruno Birzic l'attacco difesa. Loro è una squadra molto navigata, che la loro media insomma, è intorno ai 28-30 anni, mentre l'Albotro è una squadra molto molto giovane, cioè un po' di differenza sull'esperienza si potrà vedere, però se la stanno giocando per ora. Viene stoppato il tiro di Cagnete, Chiepulski che è uno dei nuovi arrivi quest'anno per la squadra sarda, blocca senza difficoltà e consente ai suoi compagni di ripartire ancora. Birzic è rientrato, Stabellini, Birzic che chiama ovviamente lo schema. Sulla destra vediamo Marzocchini con Vierà adesso che ancora scambia con Birzic, viene adesso Marzocchini, lascia Stabellini, Birzic prova a sfondare il muro siracusano, non ci riesce ma conquista un fallo, si riparte ancora Marzocchini verso Birzic, ancora a cercare Marzocchini ma è brava la difesa in questo momento della Siracusa, un contropiede per Gianluca Vinci che è rientrato ma bravissimo Chiepulski a ribattere questo tiro veramente ravvicinato del numero 15 bianconero, bravo il portiere polacco a dire di no, a chiudere la porta per al possibile pareggio. Quindi si riparte ancora con una rimessa per i siracusani, Murga largo per Queglio, Sortino, viene al centro adesso Sortino, Murga ancora, largo verso Cagnete per Vinci che non riesce però a
entrare sull'ala. Murga ancora verso Queglio e ancora bravo Chiepuschi, ma c'era stato già un fallo su Queglio, l'ammonizione per il numero 9 del Prete, il capitano dei Sardi, e un 7 metri che viene conquistato dall'Albatro. Cagnete sulla linea dei 7, Chiepuschi, e c'è la rete di Cagnete per il pareggio. Siamo sul 2 pari quando sono trascorsi ormai 5 minuti di gioco. Si riparte, ancora Vierà, Marzocchini, Vierà a centro verso Birzic, largo Stabellini, Braz a creare spazi al centro, bello questo passaggio all'indietro per Vierà, Vierà, Stabellini, Birzic, finta il passaggio dal centro ancora per Stabellini che subisce un fallo, bloccato bene però da Bobicic e Cagnete. Murga aveva pensato di anticipare tutti, compreso gli arbitri, ma così non è. È una palla da giocare, quelle loro l'hanno rimessa perché la battuta lui l'ha fatta, l'ha lasciato fuori 9 metri, è una palla giocabile. Questo purtroppo gli arbitri in Italia non lo hanno mai capito, forse, non lo so. E intanto Vieira ha fallito questa sua conclusione, largo e veloce Murga, Bobicic, Queglio, ancora Bobicic che viene richiamato in panchina, entra Mizzoni, Cagnete, Murga, Mizzoni va a prendere il posto al centro tra Braz e Pereira che, come ricordava Fabio Reale, rappresenta un autentico muro difensivo, due colonne al centro della difesa sarda davanti a Chiepuschi. Ed è un bellissimo gol di Cagnete con l'ammonizione per il numero 99 Alexis Marzocchini, e c'è il vantaggio per l'Albatro, è riuscito a tirare lo stesso nonostante la carica che stava subendo Thomas Cagnete. Buona la partenza del giocatore argentino, ricordiamo però con passaporto portoghese. Vediamo adesso il Sassari che riprova a costruire gioco e soprattutto a recuperare il risultato. Bobicic sembra leggermente claudicante, vediamo se forse è una scivolata eccessiva. Ecco, infatti stanno richiamando gli arbitri che fermano un attimo il gioco in questo momento proprio per consentire di asciugare quella parte di parquet che si è resa pericolosa negli ultimi istanti dopo la caduta, la scivolata di due giocatori. Gioco fermo quindi con a 22-28 dal termine di questo primo tempo, ricordiamo 3-2 per l'Albatro. Birzic, Vierà, tiro potente che si inchioda sul palo alla sinistra di Javier Grande, e Vierà sta dimostrando, Fabio, che è in grado di tirare in qualsiasi momento, soprattutto con una velocità non indifferente, portarsi già a ridosso del difensore e chiudere. Sì, Vierà, ripeto, è un giocatore molto forte, ma in questa squadra vorrei spendere una parola per Bruno Birzic. Bruno Birzic ha un talento sulla gestione proprio della visione di campo. Penso, nessuno penso mi possa smentire, che negli ultimi 10 anni, al di là di Martin Biskovic, è stato un giocatore fortissimo dell'Albatro, lui è secondo me il più forte centrale a livello di visione di gioco che c'è in Italia. Intanto c'è stato il gol di Zoe Mizzoni che è riuscito a sfondare la difesa e realizzare il quarto gol per la sua squadra, 4-3 il punteggio qui a Siracusa al Pala Lobello, 21 minuti al termine di questo primo tempo.
non ha giornata di andata. Serie A Beretta, Albatro, Sassari, ci prova Stabellini, questa volta è molto bravo Grande a bloccare e consente ai suoi di ripartire. Murga velocemente nella metà campo avversaria, va a cercare un fallo, non è così, si continua a giocare. Cagnete, Murga, Mizzoni intanto ha ripreso il suo posto al centro dell'attacco. Cagnete largo, Sortino e Vinci sulle due ali. Gianluca Vinci, ricordiamo, è tornato proprio oggi a respirare aria di partite, e Queglio realizza il suo secondo gol personale, il quinto per l'Albatro, 5-3 a 20-08 dal termine del primo tempo. Birzic e Stabellini, che è probabilmente abbagliato dal sole che arriva in modo contrario qui dentro il palazzetto rispetto alla sua posizione in campo, quindi infastidito, non è riuscito a controllare bene il pallone. Vediamo Viera, Stabellini che adesso si è portato al centro, c'è Birzic che subisce il fallo di Queglio. Del Prete viene richiamato al centro proprio da Birzic. Braz, Birzic, Stabellini, Grande botta, ma buona la risposta di Grande, e poi sono più lesti i sardi a riconquistare il pallone. Il fallo subito da Marzocchini, ripartono il rosso-blu, sempre estrema calma, vedete di Birzic come dirige il gioco al centro. Stabellini ancora, prova il tiro, ma è bravo anche questa volta Javier Grande ad opporsi al tiro del nazionale italiano. L'anno scorso 92 reti, ricordiamo, per lui prima dell'interruzione del campionato, è uno dei punti di forza ormai da quasi 5 anni della nazionale italiana. Sì, Stabellini è un bel giocatore, però questo è un tiro forzato, forse frutto un po' di nervosismo perché non stanno trovando il gioco in attacco, le geometrie in attacco, sono un po'... forse un po' fermi. Il Arrigo entra bene, non capisco questa infrazione di passi, però forse l'avrà visto meglio l'arbitro. Però vede, quello il Stabellini stavo dicendo prima, è un tiro dettato dal nervosismo, no, da un'azione sua personale, prende la palla e ha tirato, vuol dire che l'arbitro li sta mettendo in difficoltà. Gol non valido quello segnato pochi istanti fa da Cagnete. L'infrazione di passi è stata fischiata dall'arbitro. Adesso Sassari che riparte in attacco, deve accorciare le distanze la squadra di Passino. Stabellini prova tutto da solo, subisce adesso un fallo e ci sono i due minuti per Federico Vanoli, primo due minuti della partita, e per il numero 10 dei siracusani fallo su Stabellini. Stabellini che ha provato anche in questo caso a fare tutto da solo, ha forzato la conclusione, si è andato a conquistare un fallo importante, costringendo soprattutto i siracusani adesso alla inferiorità numerica. Sì, sì, è come la stessa azione di prima. Prima questo ha forzato, ha fatto l'uno contro uno, ha trovato uno spazio anche se un po' limitato e si è incuneato. E ha trovato questi due minuti, ha provocato i due minuti contro l'Albatro. Faccio notare che in questo momento Javier Grande ha parato 5 volte, sono 5 parati importanti, al di là che è stato fischiato il fallo, contro le due di Kiepulski. Cioè, diciamo, l'Albatro in questo momento, sia del portiere che la difesa, sta andando bene, ha messo in difficoltà l'attacco del Sassari. Adesso stanno discutendo con la panchina, con il commissario Enzo Chiarello. C'è uno dei due arbitri che si è avvicinato alla panchina. Stanno adesso, vediamo, il gioco è ancora fermo. Adesso forse tutto pronto per ripartire. Ricordiamo Federico Vanoli in panca, due minuti per lui, quindi inferiorità numerica per i padroni di casa. Birzic, Viera, vediamo se riusciranno a sfruttare la superiorità numerica, i rosso-blu. Viene al centro Taurian, Viera, Stabellini,
largo per Taurian, ma non riesce a controllare il pallone che esce, quindi una rimessa laterale per l'Albatro. Murga, Mizzoni, entra adesso Bobicic per Mizzoni, Vinci, Bobicic, ancora Gianluca Vinci, Bobicic per Murga, Murga per Queglio, ancora Murga, Cagnete, Bobicic largo per Gianluca Vinci, e questo credo sia veramente un gran gol perché ha resistito al muro di Viera. È un gol importantissimo di Gianluca. Gianluca è importante che sia rientrato, perché al di là di essere un nostro giocatore, insomma, siracusano, è un talentino, diciamo, del nostro vivaio. Ha trovato un bellissimo, anche rischioso, si è preso delle responsabilità. Ma Gianluca è così, però ha fatto veramente un bel gol. E questo è un altro gol molto bello del prete, che è il capitano, ma probabilmente il passaggio è stato ancora più bello della realizzazione, perché è riuscito a mettere libero il proprio compagno di squadra sull'ala con un pallonetto a battere Javier Grande, e siamo sul 6-4 in questo primo tempo qui a Siracusa. Bobicic chiama uno schema, Cagnete, Bobicic, ancora Murga, Cagnete al centro, largo per Queglio che subisce il fallo e conquista un 7 metri. Ed è ancora Cagnete che si incaricherà del tiro. Siamo ormai alla metà di questo primo tempo, il quindicesimo scattato. Vediamo, seguiamo questo tiro del numero 14 bianconero, che tira alto sulla traversa, fallendo un'occasione importante per riportare sul più 3 la sua squadra. Intanto siamo tornati in parità, è rientrato Federico Manoli, quindi si rigioca in 7, difesa con Murga e Cagnete a provare a bloccare Braz. Ci prova Taurian che realizza, vincendo il contrasto con Bobicic. Primo gol personale per Esteban Taurian. Siamo sulle 6-5. E adesso ancora l'Albatro in avanti, cerca di gestire il tempo, soprattutto non provare a non sprecare nessun pallone, grande attenzione nel giro palla. Murga, Cagnete, viene verso il centro, gli fa incontro Queglio che riceve e subisce il placcaggio bloccato da Pereira. Riparte quindi l'Albatro, Cagnete, ancora Murga, Murga verso Cagnete, e questo era un bel tentativo, ma brava la difesa sarda a bloccare, è stato proprio Viera ad intercettare questo pallone che intendeva servire Murga, che si era infilato tra le maglie bianche degli ospiti. E adesso con grande calma, richiamati soprattutto da Birzic che continua a dettare i tempi, a dettare gli schemi, far girare palla. Grande impegno, adesso è lui a cedere a Stabellini, Stabellini che subisce il fallo di Queglio. Si conquista un fallo, 9 metri. Braz, ancora Stabellini, Stabellini verso Birzic, trattenuto e bloccato da Mizzoni. Grande prova anche in questo momento nel centro della difesa siracusana. Birzic con un sottomano, ma è bravissimo Javier Grande. Javier Grande in piede riesce a ributtare fuori questa conclusione. Cagnete, ma altrettanto bravo Kiepulski.
e qui c'è un due minuti di Mizzoni per un fallo su Pereira. Abbiamo intravisto una trattenuta, non sappiamo quanto volontaria, mentre rientravano entrambi i giocatori, però ci è apparsa abbastanza evidente questo fallo e quindi è giusto questa decisione degli arbitri. Poteva evitare Mizzoni, perché lì lui dice che è un po' accentuato la caduta, però se lui lo lascia stare non è una zona di campo che può essere pericoloso. Questi due minuti un po' che l'arbitro sta un po' soffrendo, hanno alzato un po' il ritmo il Sassari, e tutto è nato da quel rigore sbagliato purtroppo da Cagnete, che avrebbe portato, eravamo anche un in più a più tre. Comunque la partita, come ho detto, l'arbitro sta giocando bene, abbiamo avuto due inferiorità numeriche. Stabellini non perdona in questa occasione ed è il pareggio del Sassari, quindi sei pari tra Team Network Albatro e Raimon Sassari qui a Siracusa. Una bella interessante partita, mentre mancano 11 minuti e 20 al termine di questo primo tempo. Murga, Cagnete, ancora Murga, Sortino prova a creare spazi al centro, Murga, Queglio, Cagnete che sfonda. Ed è la seconda rete di questo tipo, la terza personale realizzata dall'italo argentino, dal numero 14 del Siracusa, rete importante perché in inferiorità numerica. Cagnetti in questo momento è il miglior giocatore in campo, sia dall'arbitro che anche del Sassari. Peccato per quel errore dai 7 metri. E qui c'è una infrazione di passi fischiata a Viera, che poi ha subito però il fallo di Gianluca Vinci. Riparte il Sassari, Stabellini, Birzic che questa volta è spostato sulla fascia, Stabellini al centro a fare da play, gli si fa incontro Birzic, ancora Stabellini che viene bloccato proprio da Cagnete. Effettivamente in questo momento il numero 14 bianconero sembra quello più in palla e va a sfondare proprio Birzic, il numero 33 del Sassari, riporta in parità il match, un 7 pari che sta comunque divertendo, perché sta tenendo in vita un Albatro che sta giocando senza alcun timore reverenziale contro la capolista del campionato. Il gol di Bruno Birzic è nato anche da un'azione personale, è forzato, loro sono uno in più e lui è andato a tirare dal centro su una difesa schierata, è riuscito, ma è una forzatura. E qui c'è un bel fraseggio tra Pereira, che trova il compagno di squadra Braz al centro, inevitabile la conclusione del numero 25 rosso-blu, prima rete in questo momento per lui questa partita, un sorpasso quindi del Sassari. Vediamo come risponderanno i siracusani, avevano sbagliato il passaggio, è stato bravissimo Braz ad intercettare questo passaggio orizzontale, ma c'era un fallo fischiato in favore dei padroni di casa, che quindi possono ripartire. Queglio subisce un altro fallo, bloccato ancora da Del Prete. C'è adesso Lobello in campo, Queglio prova la conclusione e una deviazione fortunosa mette il pallone nelle mani di Sortino, che non sbaglia, prima rete anche per Gabriele Sortino. 8 pari quando mancano 8 minuti e 15 al termine del primo tempo. Birzic, Stabellini, Birzic, Viera, viene incontro del Prete, Viera quando decide di tirare lo fa senza esitare più di tanto e le sue conclusioni sono molto spesso imprendibili. Non lo possono lasciare andare al tiro così facilmente. Ho visto che Mister Vinci ha preso
per chiamare il time out, perché forse c'è bisogno, perché la squadra in questo momento è un po' stanca, ci avrebbe bisogno anche al di là delle, diciamo, delle qualche notizia da parte del mister Vinci di un po' di riposo. Vediamo come si conclude questa azione, ancora Cagnete verso Vinci, ma è Kiepulski che chiude la porta e riconsente ai suoi compagni di andare avanti. Pereira, Viera, Stabellini, Pereira, ed è una conclusione del numero 43 Davide Campestrini, che però finisce all'esterno della porta di Javier Grande, che è riuscito a sfiorare il pallone. Era una conclusione. C'è il time out per la Team Network Albatro, un brevissimo break per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. ...9-8 il risultato per il Sassari qui a Siracusa, 6-48 ancora da giocare in questo primo tempo. Time out è il primo della partita, che è stato chiamato da coach Peppe Vinci, forse per consentire anche un po' di rifiatare ai suoi. Qualche secondo non guasta mai. Sì, avrà visto qualche cosa, doveva comunicare alla squadra, però come dicevo prima, un minuto per rifiatare, sì, perché loro hanno una rosa importante, sono quasi tutti giocatori, tranne forse due, sono tutti giocatori titolari, qui sono dei ragazzini, ma Cagnete comunque è sopra, superiore a tutti oggi. Grande anche questo quarto gol personale di Thomas Cagnete, pareggio, 9 pari, una bella partita, molto interessante fino a questo momento. Due difese coriacee, ma altrettanto determinanti le conclusioni di qualche singolo, che sta dando anche spettacolo con conclusioni molto interessanti, belle. Del Prete, Viera, Birzic, Stabellini che tira e fora la porta siracusana. Decima rete, seconda personale per Stabellini, 10-9 il risultato in favore degli ospiti. Cagnete, Vinci, ancora Cagnete al centro per Bobicic, Queglio, ancora il numero 32 montenegrino. Bobicic chiama adesso lo schema al centro, richiama anche lo bello, una maggiore attenzione, gli ha chiesto anche uno scambio, c'è un piede. Passaggio che voleva raggiungere lo bello proprio al centro per consentirgli poi di girarsi e tirare. Bobicic ci prova, palla che viene toccata da Kiepulski e poi sbatte sul palo. Adesso un passaggio troppo lungo di Pereira per Del Prete, che non riesce a controllare il pallone. Riparte l'Albatro, Bobicic, Cagnete, ancora Bobicic, Queglio, torna indietro, calma nuovamente, si ricomincia, altro schema chiamato da Bobicic, esce Lobello, riceve palla, adesso per Cagnete, gli si fa incontro Queglio, Cagnete resta nella sua posizione, girano Bobicic, Lobello e Queglio, ma adesso è Cagnete che va dalla parte opposta, gran botta di Queglio, ma altrettanto bella la risposta di Kiepulski, che sta dimostrando tutto il suo valore, portiere polacco arrivato proprio quest'anno alla corte di Passino, 33 anni,
è stato più volte premiato come miglior portiere polacco, ha girato parecchie squadre del suo campionato, poi un'esperienza anche in Islanda con il Selfoss, con il quale si è laureato campione nazionale. Ha preso il posto di Vuljovac, che quest'anno difende la porta del Fondi, che abbiamo visto proprio qui a Siracusa tra i grandissimi protagonisti di quella squadra. Vediamo Birzic che viene fermato da Queglio e Sortino. Riparte il Sassari ed è una conclusione forse forzata in questo momento proprio da Birzic. E qui purtroppo una leggerezza tra Grande e Bobicic, ma gioco fermo, fermi, gli arbitri richiamano tutti, un attimo di tensione, un momento di ingenuità, non si sono compresi Grande e Bobicic. Al di là, sì, non è comprensione, ma là è essere Grande, essere... lui è un portiere, perciò lui e il portiere devono avere un po' più di calma, perché il giocatore in quel momento sta, vuole ripartire, non si è visto, lui poteva avere il tempo, doveva avere il tempo di un po' di ragionare e passare la palla nel migliore dei modi, tanto il contropiede non poteva essere fatto. Ha tirato Viera, ha parato Grande, ma c'era un fallo fischiato nel frattempo dal signor Ciro Cardone, ricordiamo la coppia arbitrale, i fratelli Ciro e Luciano Cardone. Partita comunque sostanzialmente corretta fino a questo momento, squadre che si stanno impegnando però con grande determinazione, ma altrettanta correttezza, quindi una partita che sta scivolando abbastanza tranquillamente per gli arbitri, e c'è il gol di Alessio Lobello, mentre a terra è rimasto Pereira. Si rialza immediatamente però il numero 2 sardo, caduto all'indietro mentre Lobello si era impossessato del pallone, e siamo sul 10 pari quando manca 1 minuto e 29 al termine. Birzic, Viera va a cercare la conclusione personale che va a segno, 11-10 per il Sassari. Anche in questo caso probabilmente c'è stata una leggerezza di troppo nella difesa dell'Alba. Sì, purtroppo Bobicic ha voluto cercare di rubare la palla, ma Viera, che ha fatto finta del passaggio, è riuscito a trattare, l'esperienza è quella lì, ha visto che Bobicic è un po' poco uscito e si è incuniato nella difesa dell'Albatro. Vediamo, sono gli ultimi secondi di questo primo tempo, vediamo come riuscirà a reagire l'Albatro, ci prova con Cagnete ma si infrange sul muro difensivo, il numero 4 titolo argentino, si ferma il gioco in questo momento, tempo fermo, bisogna ripulire il parquet proprio per giocare gli ultimi 33 secondi di questo primo tempo. 11-10 il risultato in favore del Sassari. Gran bel primo tempo. E vediamo se è tutto pronto adesso per ripartire e giocare quest'ultimo giro per l'Albatro, per provare a andare negli spogliatoi sulla parità. Bobicic cerca di giocarseli tutti questi secondi, Queglio non riesce a controllare però recupera il pallone, ancora Bobicic che si va a conquistare un fallo, ma il tempo scorre, sono 6 secondi, bisogna ormai tirare. Ma si chiude qui il primo tempo, 11-10 in favore del Sassari, un avvio di partita decisamente interessante, questi primi 30 minuti. Fabio, proprio un commento veloce prima di andare con il nostro break pubblicitario e poi rivederci qui dal palazzetto Concetto Lobello.
Come avevo detto, l'Albatro sta giocando molto bene, il Sassari forse non pensava che l'Albatro lo mettesse così in difficoltà. Vediamo quanto potrà resistere fisicamente l'Albatro, perché come gioco sta giocando forse un po' meglio del Sassari. Ricordiamo che Bobic sta giocando anche con una importante fasciatura sulla gamba e Vinci è rientrato da poco. Comunque l'Albatro veramente da lodare oggi. 11-10 risultato in favore del Sassari alla termine del primo tempo, 4 reti per Thomas Cagnete tra i siracusani, altrettante reti per Vierà tra le file della squadra di Luigi Passino. La linea adesso alla regia per il nostro break, ci ritroviamo qui tra qualche minuto per seguire questo secondo tempo che si preannuncia avvincente. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati.
Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. E c'è anche le porte per uscire, c'è una terrazza. Però c'è la scala, quella la verticale, questa lì. Però forse devo vedere il secondo, chi c'è uno come ha fatto lui. Lui si è spostato un poco sulla parte sinistra e gli faceva questo comincio, sì. C'è l'apparato qua. Là in, diremi qua. E a mezza altezza non bisogna tirare questo. Siccome questi portieri a un certo livello sono abituati a tiri fatti da giocatori, tiri bene, devi tirare sporco. Come se metti Enzo Uccello, no? E ci tirava i ragazzini, a volte ci segniamo, se tiravo io e Gigi, siccome sapevamo dove tirare, lui sapeva dove parare. Perché dice, beh, uno che tira dall'ala, tira così, il ragazzino ti lascia la palla, ti fa credere la palla e il tiro sporco. Quindi gli segniamo. È così. 30 secondi. Vito. Qua. Le tocca. Oh! Se cadeva di qua il palazzetto ci metteva. Dobbiamo. Buttuso. E se dico cose contrarie a favore della figlia? Nuovamente in diretta dal palazzetto dello sport Concettolo Bello da Siracusa, 11-10 al termine del primo tempo in favore del Sassari, gran bel primo tempo anche della Team Network Albatro, che è stato in vantaggio anche di due gol, ha provato ad andare anche sul più 3, poi purtroppo un rigore fallito da Cagnete ha evitato questo vantaggio. Accanto a noi, prima che ricominci la partita, Vito Laudani, presidente dell'Albatro. Ovviamente si gioca contro la capolista, ma l'Albatro sta dimostrando di potersela giocare. Vorrei dire, come sempre, i primi tempi li facciamo in maniera eccellente. Molta concentrazione, molta intensità, molto bene in difesa con una squadra che fisicamente ci sovrasta. Devo dire, un gran bel primo tempo, una squadra ordinata che sta facendo bene quello che aveva preparato durante la settimana. Bene, tutto sembra pronto adesso per riprendere, ovviamente ci ritroveremo a fine partita anche con le interviste di fine match, e ormai le due squadre e anche gli arbitri vediamo che sono pronti per ripartire. Questo secondo tempo 11-10 ricordiamo, adesso si spera ovviamente in una reazione, intanto controllare le energie, risparmiarsi e restare concentrati. Sì, speriamo che i secondi tempi, che di solito ci danno qualche problema di tenuta, li vengono superati da questa partita. Noi ci siamo preparati tanto per questo, abbiamo sempre degli infortunati che ci permettono poco di fare dei cambi, di far respirare, diciamo, i sette che titolari, però sono fiducioso, speriamo, insomma, speriamo bene. Bene, grazie allora anche al presidente Vito Laudani. Adesso squadre già schierate, da una parte c'è Grande, Sortino, Queglio, Bobi, Cicciolo, Bello, Cagnete e Vinci, dall'altra parte c'è Chiepulski, poi vediamo Stabellini, vediamo Braz, Pereira, Taurian, Birzic,
e Del Prete. Due sette iniziali per questa ripresa. 11-10, ricordiamo il risultato di questo primo tempo, seguite anche il secondo su Eleven Sports. Ricordiamo che oggi 4 partite rinviate, si gioca soltanto qui a Siracusa, ma alle 19 ci sarà da scegliere tra Eppan Trieste e Merano Pressano, rinviate invece Cassano Fondi, Bolzano Conversano, Cingoli, Bressanone, Molteno Fasano per problemi legati sempre all'emergenza sanitaria. Intanto siamo ripartiti, Queglio, Bobicic verso Cagnete Largo, Bobicic ancora al centro, adesso si sposta lui sull'ala, Cagnete, Queglio, largo per Bobicic, pronto a cercare al centro Lobello che riesce a controllare palla e anche a subire fallo, conquistare così una 9 metri per la sua squadra. Queglio, Bobicic, ancora Queglio, gli si fa incontro Cagnete. Cagnete adesso fermato da Pereira, uno dei due giganti difensivi della squadra di Passino. Queglio ancora per Cagnete, Lobello che esce dalla posizione centrale, gli dà a Queglio, Bobicic, finta il tiro, ma poi serve Cagnete e c'è un fallo probabilmente su Bobicic. E c'è la grandissima risposta di Grande al tiro di Braz. Era rimasto a terra nel frattempo Bobicic, protesta dalla panchina del Siracusa. Si giustifica Pereira con l'avversario. C'è il commissario che richiama l'attenzione dell'arbitro che va ad ammonire l'assistente di Peppe Vinci, Gianni Attanasio. Azione che era continuata, una conclusione poi di Braz e un grande intervento di Grande che consente ai suoi compagni di squadra di riproporsi in avanti con un risultato ancora fermo sull'11-10 quando abbiamo giocato già un minuto e mezzo questa ripresa. Queglio, Bobicic, Lobello, Cagnete, Queglio adesso al centro, Cagnete ancora, Bobicic che si va a scontrare con Taurian. Lobello, Bobicic, Queglio, ancora Bobicic, largo per Cagnete, Queglio che riesce a controllare un pallone abbastanza difficile, Cagnete prova ad incunearsi tra Braz e numero 18 del Sassari, prova e forza un tiro Bobicic, conquista però una rimessa. Eh sì, è un tiro forzato che c'è il sottopassivo, perciò stanno forzando i tiri, fra poco ci sarà il passivo chiamato. Palo Sortino che va a realizzare seconda rete per Gabriele Sortino, il pareggio 11 pari a 27-12 dal termine della partita. Gabriele Sortino anche in questo caso, come era stato nel primo tempo, fortunato, si è trovata la palla tra le mani, primo tempo per la deviazione involontaria di un avversario, questa volta per il tiro che gli è rimbalzato dal palo. Vediamo adesso Sassari, Stabellini che si infrange sul muro difensivo siracusano, protesta con l'arbitro per un presunto fallo. Birzic, Viera, ancora Birzic, Stabellini che tenta il tiro ma non ci riesce, Viera che si libera di Gianluca Vinci e c'è un 2 minuti per entrambi i giocatori, Vinci e Viera fuori per 2 minuti,
uno scontro abbastanza vivace. Vinci che aveva provato a bloccare l'attacco di Viera, Viera che probabilmente si è tentato di liberarsi con eccessiva foga, a terra Vinci, poi qualche parolina di troppo e l'arbitro che li ha mandati in panca entrambi. No, più che la parolina, diciamo che Gianluca è più leggerino di Viera, però lui si è liberato tecnicamente, però alzando un po' il braccio che da giocatore rispetto un po' per difendersi, però l'ha alzato e quasi involontariamente per colpirlo, ma non senza quell'intenzione, però è giusto, i due minuti per tutti e due. Intanto c'è stata l'ammonizione anche per coach Passino, che ha scelto adesso di giocare senza il portiere Kiepulski. Ricordiamo, giocano entrambe le squadre in 6, preferisce giocare con 6 in avanti il tecnico sardo. Tempo intanto è fermo, 26:05 da giocare, si sta risistemando qualcosa al tavolo giuria. Ovviamente bisogna sincronizzare tempi, reti, soprattutto ammonizioni. Non si può riprendere ancora, lo dirà soltanto il commissario Enzo Chiarello quando sarà possibile riprendere il gioco. 11 pari, ricordiamo, qui a Siracusa. Non ha giornata di andata per le due squadre. E adesso si può riprendere a giocare Braz, Birzic, Pereira, Stabellini, Birzic, ancora a largo il pallone per il numero 18, Esteban Taurian, seconda rete per lui, la 12ª per il rossoblù, che si riportano in vantaggio quindi 12-11 per gli ospiti qui a Siracusa. Vediamo la reazione dell'arbitro. Bobicic, Cagnete, Bobicic ancora verso Queglio, si fa in centro Cagnete, scambia e si incrocia con Queglio, Bobicic a sfondare ma riesce a conquistarsi un 7 metri subendo un fallo proprio da Taurian, e questa volta sulla linea dei 7 va Quampi Queglio, ricordiamo il marcatore principe della squadra bianconera, e realizza, anche se Kiepulski aveva intuito e ha riuscito a toccare la palla scagliata dalla Quampi Queglio, che con i suoi tre reti fino a questo momento realizzate sale a quota 48 nella speciale classifica dei cannonieri. Stabellini, Birzic, largo ancora per Taurian, si ripete in fotocopia l'azione di pochi istanti fa e Taurian non perdona anche in questa occasione, riportando i suoi in avanti 13-12, le ultime due reti, una fotocopia, questo passaggio a cercare Taurian libero, troppo libero probabilmente su quella fascia, bravo a concludere. Sì, hanno giocato col doppio pivot, anche se sono in superiorità numerica il Sassari, e hanno sfruttato dalla destra, il tiro dalla destra. Peccato questa invasione di Vanoli, perché era importante, peccato. Mentre gli altri giocatori sono pronti a rientrare, adesso si rigioca in 7, rientra Birzic tra le file del Sassari e Gianluca Vinci. E poi è Pereira che cede il posto a Viera, che rientra quindi per giocarsi questa nuova azione. Stabellini, Birzic, Viera, vediamo quale sarà la scelta definitiva, se Stabellini forzerà il tiro, lo fa invece Viera, pallone che rimbalza davanti a Javier Grande. Adesso siamo sul più 2, 14-12 per la capolista della Serie A Beretta, edizione 2020-2021, Bobicic, Cagnete, Queglio, Cagnete gira con Lobello, Lobello cede a Queglio, Queglio, Bobicic,
Ancora Cagnete al centro, Lobello prova a far spazio, Queglio tira ma proprio tra le braccia di Chiepulski, che blocca con grande decisione, poi sbaglia e consente a Federico Vanoli una scheggia ad anticipare proprio Birzic, e Pereira è ad infilare il portiere polacco. Si riporta quindi sotto, meno uno il Siracusa, Albatro che a 22 minuti dal termine sta reggendo bene contro una squadra che sicuramente sta mostrando di essere una delle più forti di questo torneo. Queglio prova la conclusione ma è un muro il centro della difesa del Sassari, si infrange questa conclusione ma la palla resta tra le mani dei siracusani. Cagnete, Queglio, ancora Cagnete, esce dal centro Lobello che riceve palla in questo momento. Lobello adesso cederà, ha provato a forzare questa volta, ha fatto invasione, tra l'altro ha dato anche a sfondare nella difesa. Birzic largo ancora per Taurian ma questa volta è bravo Javier Grande a bloccare il tentativo di pallonetto, e qui c'è un errore di Queglio che coglie impreparati i due suoi compagni, consentendo così sempre a Taurian di andare in contropiede e andare a realizzare il gol del più 2, mentre c'è tempo che viene fermato per consentire di asciugare il campo proprio sulla linea dei 6 metri. Peccato questi due errori, un'azione forzata del pivot Lobello, non so, non ha avuto pazienza, invece il risultato lo sto giocando all'arbitro perché ha pazienza in questo momento, non sta forzando, lui invece ha forzato, e poi il passaggio dopo di quello che ha determinato il contropiede del Taurian. Ovviamente bisogna mantenere la concentrazione tra i siracusani, che come ricordava anche lo stesso presidente Vito Laudani nell'intervallo e anche Fabio Reale stesso nel corso del primo tempo, ha una panchina più corta ma soprattutto ha qualche acciacco di troppo che ovviamente può limitare le conclusioni, ma qui è bravo Queglio a mostrare da par suo cosa è capace di fare. 15-14 e di nuovo sul meno 1 la partita. Mancano 20 minuti e 27 secondi al termine di questo match che sta mostrando un Albatro capace di soffrire e capace soprattutto di mantenere grande concentrazione contro una delle squadre più forti di questo torneo e più attrezzate per dire la sua in questo torneo. Stabellini subisce un fallo che consente alla sua squadra di tornare a battere un 7 metri. Questo secondo me è un errore degli arbitri, perché forse era più da sanzionare Bobicic che dare vantaggio e poi rigore al Sassari, che ha fatto un fallo un po' pesante sul giocatore. Il giocatore ha commesso una frazione di passi sotto fallo, ma non poteva essere rigore, andava sanzionato solamente Bobicic. C'è Birzic pronto per la battuta. Mentre c'è Pereira che richiama l'attenzione degli arbitri anche per asciugare la parte opposta del campo. Ma gli arbitri non se ne avvedono, quindi presumo verrà fatto successivamente o comunque la prima occasione con il gioco fermo. Birzic, conclusione che infila la porta di Grande, seconda rete per terza rete, scusate, per Birzic, e siamo a 19-25, 16-14.
Lobello, Bobicic, cede a Cagnete, Cagnete, Queglio, Bobicic verso il centro, a sfondare, ma a subire il fallo di Pereira. Questa volta il tempo viene fermato perché proprio il punto che era stato indicato da Pereira qualche istante fa viene asciugato. ...18:58 da giocare, più due per il Sassari, che probabilmente non pensava di trovare un albatro così determinata. Cagnete tira, palla deviata sul fondo dalla difesa rossoblu. Bobicic chiama avanti Vinci, Vinci che incrocia, se ne va proprio al centro. Bobicic, Cagnete, Queglio, ed è un sottomano spettacolare quello di Juanpi Queglio, quinto gol per lui. E diciamo che Cagnete nel primo tempo, adesso Queglio sta salendo in cattedra nel secondo. Sì, 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 veramente. Forse Cagnete sta pagando lo sforzo del primo tempo, però stanno dando un ritmo tutti e due alla partita incredibile e trovano un po' imbambolati i difensori del Sassari. E qui è implacabile Stabellini quando decide di andare al tiro, lo fa certe volte forzando la conclusione, ma le più delle volte sono conclusioni che sono devastanti per i portieri avversari. Tiri imparabili, una grande facilità di tiro, grande rotazione del braccio questo giocatore numero 24, grande esperienza per lui nel campionato italiano, secondo anno con la maglia del Sassari. Vediamo una tentativo di conclusione spettacolare per l'albatro. Gianluca Vinci ci prova al volo, ma la sua conclusione esce fuori sul palo sinistro della porta difesa da Kiepulski. 17:15 il risultato. Del Prete va a ritrovare posto sull'ala sinistra, lì dove si è sentita parecchio l'assenza di Giovanni Nardin, capo cannoniere dei rossoblù, grande giocatore capace di alte velocità. E Vieira fa partire il suo bolide sinistro e questo è il vantaggio massimo del Sassari, un più 3 a 16:30 dal termine. Adesso probabilmente conteranno anche i singoli e l'esperienza dei grossi giocatori. Sì, sì. Vieira, gli ultimi tre gol di Vieira sono stati quelli che hanno fatto la differenza. Ora un bellissimo tiro sul lungo palo, proprio da terzino destro, tipico del terzino destro, e prima un tiro importantissimo in doppio appoggio. Si va a conquistare un fallo Juanpi Queglio, poi eccesso di foga tra Lobello e Pereira. Tempo nuovamente fermo a 15:55. Bisogna asciugare il parquet. Adesso l'albatro dovrà provare a mantenere la calma, lucidità, soprattutto poter sfruttare anche questi pochissimi secondi che sono necessari per ripulire il campo, per rifiatare, perché bisogna giocare ancora metà di questo secondo tempo. Ma qui è bravissimo ancora Birzic ad intercettare il pallone, ma poi altrettanto bravo Murga a recuperare in corsa, a bloccarlo. Molto importante il recupero di Max Murga, veramente. Sì, ha bloccato un attacco, un gol, cioè un possibile gol. C'è stato un contropiede veloce da parte del Sassari, bravo Birzic ad intercettare il pallone in avanti, poi ha provato l'affondo, ma veramente bravo Murga a bloccarlo, ma la palla è ancora dei
dei sardi. Viera subisce il fallo proprio di Max Murga. Adesso Braz per Viera, Viera per Stabellini, Stabellini fermato da Queglio. Siamo al tanto, c'è un passivo, quindi vediamo come deciderà di concludere il Sassari. Viera, fallo però su di lui, bloccato da Vanoli Murga. Protesta, protesta Vinci, Gianluca Vinci, ma la palla resta al Sassari. Stabellini forza la conclusione, bravo però Grande a ribattere fuori. Riparte l'Albatro. Cagnete, Queglio, nel frattempo è rientrato Max Murga. Cagnete, Queglio, Sortino e Vinci sulle ali, attendono possibili passaggi. Queglio, Murga verso il centro, va a pescare Gianluca Vinci, ma Kiepulski si oppone con la gamba sinistra e poi è devastante l'ingresso di Pereira al centro della difesa bianconera. Prima rete anche per lui, e adesso siamo a più 4. Vantaggio massimo, era inevitabile, un po' come aspettavamo, si pagano, si paga qualche assenza, un pizzico di esperienza e anche una panchina corta, quindi sì, sei costretto un po' a forzare molte volte il tiro. Eh sì, un po' di stanchezza, al di là che ora Gianluca Vinci ha tirato libero, però il portiere Kiepulski ha fatto una bellissima parata dall'ala. Considera che Kiepulski, che ha parato tre, ne ha fatte tre nel secondo tempo, al pari di Grande, cioè i portieri si stanno equivalendo. La differenza in questo momento è quello che la sta facendo Viera, che nel primo tempo ha studiato un po' i suoi avversari, ora sta cercando di forzare e porta a gioco lui, sta iniziando a giocare lui in attacco. Sì, sicuramente un Sassari che adesso è affidato alle mani, al sinistro di Viera. Queglio che sbatte però su Pereira, poi Murga che ferma la ripartenza del numero 2 sassarese, che adesso se ne va in panca. Passino lo tranquillizza un po', gli dice di accomodarsi, di star sereno. Viera al suo posto, Birzic, largo per Stabellini, Del Prete, ancora Stabellini, mancano 12 minuti e 50 al termine. Stabellini per Viera, che questa volta perde palla. Queglio prova a girare per Sortino ed è Birzic, grande esperienza, a togliere palla a Sortino. È la stessa azione che ha fatto prima Murga, l'ha fatto ora Birzic, ha recuperato un possibile azione da gol Birzic. C'è un time out per il Sassari, un brevissimo break anche per noi. Diciannove 15, time out chiesto da Luigi Passino, 19-15 per i sassaresi, a 12-31 al termine della partita, più 4 è il vantaggio massimo degli ospiti, partita che adesso sembra aver preso una strada ben precisa. Sassari che sta mostrando in campo la maggiore esperienza, ma soprattutto la grande classe di alcuni suoi giocatori, su tutti Viera, che in questa ripresa
sta portando avanti la sua squadra. Stabellini adesso al tiro, ma grande piede sinistro, parata. Birzic adesso prova l'affondo, ma un fallo che viene fischiato. Birzic aveva comunque tentato il tiro, l'arbitro però ha fermato lo stesso il gioco e ancora a ripulire il parquet. Forse anche in questa occasione poteva essere concesso un vantaggio. Palla dell'arbitro, gli arbitri hanno sbagliato, che Birzic si è buttato, ha perso il pallone, stop. 11:51, in campo Kiepulski, Birzic, Stabellini, Del Prete, Braz, Vieira, il numero... E qui c'è il tentativo di una grandissima azione, ma Stabellini questa volta sbaglia. Riparte l'Albatro velocemente, ma altrettanto veloce il Sassari a rimettersi al centro. Provano la soluzione dall'ala, questa volta Vinci riesce a infilare la porta sassarese. 19-16, a meno 3 l'Albatro quando mancano 11 minuti e 20 al termine. Albatro che anche oggi sta mostrando comunque grande capacità. Anche in questa occasione Stabellini forse ha un po' forzato, ha anticipato troppo il tiro, nonostante i suoi compagni chiamassero palla anche sull'ala. Di nuovo su Vinci il pallone e questo è un bel gol, forse uno dei più belli visti oggi. A me è piaciuto quello di prima, quello sempre fatto da Gianluca, perché ha anticipato, non ha fatto posizionare il portiere. Qui è in caduta, sì, ha fatto la classica girella, ma il portiere è saltato, un po' l'ha aiutato. La partita ora si sta velocizzando e quello che è noto è che Stabellini prende la palla e sta giocando, cioè non è più un gioco corale, ma sta giocando un po' solo, non si vede un gioco di squadra. Intanto è arrivato però il ventesimo gol. Stabellini nelle ultime tre occasioni è andato sempre al tiro, questa volta è riuscito ad infilare la porta di grande. Ancora Lobello, Queglio, Cagnete, largo per Murga e c'è il gol di Max Murga, il primo per lui in questa partita. 20-18. Ancora fermo il gioco, 9 minuti e 50, un più 2, sicuramente a 9 minuti dal termine l'Albatro sotto di 2 gol dalla capolista di questo torneo è un buon segnale comunque per questa squadra, per i siracusani, significa che è un campionato che potrà giocarsi contro tutte le altre probabilmente. Sì, ma l'Albatro se la giocherà con tutti, io ho detto al di là della prima partita che era stata fatta senza precampionato, senza tornei, dopo tutto il blocco che c'è stato, ma gioca bene, ha una bella palla a mano, veloce, ora questo è uno sfondo chiamato giustamente a Vieira e Stabellini sta forzando anche perché per esempio l'Albatro ha cambiato modo di difendere e sta giocando 4+2. Sempre questo, ora un attimo, che questo fallo se deve insomma sanzionare o è rosso non è niente, perché un 2 minuti non sta, perché se hanno visto che è un colpo volontario, che non mi è sembrato, deve essere rosso, non può essere 2 minuti. E stavo dicendo, l'Albatro ha cambiato modo di difendere, è andato 4+2, perciò Stabellini sta un po' forzando, però è sempre, manca qualcosa come squadra, invece l'Albatro sta giocando come squadra e questo per un campionato lungo così come deve fare l'Albatro è la migliore risposta, giocare come squadra. Superiorità numerica quindi per i padroni di casa, fuori Vieira, 2 minuti per lui, fallo su Gianluca Vinci. Adesso Queglio per Murga, Murga ancora per Queglio, va a largo ancora per Vinci, questa volta tiro però che sbatte sul corpo di Kiepulski che poi esce.
per lasciare il campo a Esteban Taurian, quindi ancora una scelta di affidarsi a sei giocatori del Prete che segna questa rete sicuramente importante a questo punto del match per la sua squadra, gli consente di riportarla sul più 3 nonostante l'inferiorità numerica. 8 e 37 da giocare. Queglio, Cagnete ancora per Vinci, ma è Chiepulski, ormai una questione personale tra Gianluca Vinci e Chiepulski. E il portiere si sta esaltando, forse in qualche occasione troppo prevedibile anche questi passaggi su Vinci per cercare la conclusione da quella parte. Ma no, il tiro è fatto bene, là il portiere è stato bravo, queste sono due belle parate del portiere, prima ha cercato di fare un pallonetto lasciato sopra sulla testa del portiere, ma non è ingannato perché ha una grande esperienza. Considera che l'arbitro oggi gioca senza il suo ala destra titolare, gioca Sortino che non è un ala destra, perciò tutto il gioco a volte viene finalizzato sull'estremità della sinistra e non può essere sull'estremità della destra, cioè giocano un po' con qualche anomalia. C'è stato un time out chiesto proprio dall'arbitro quando siamo sul 21-18 in favore del Sassari. Kovac Vinci naturalmente cerca di offrire suoi alcune soluzioni per concludere e sfruttare questa nuova azione che li porterà con un uomo in più davanti alla porta del numero 16 polacco, tra i grandi protagonisti di questo match. Vediamo in campo Mizzoni, Vinci, Cagnete, Murga, Queglio e Sortino. Ripartiti, Cagnete, Murga, no, non siamo ripartiti perché il secondo arbitro richiama ancora la palla. Questa volta il gioco può ritenersi regolare. Queglio, Murga, Cagnete, Queglio, largo per Sortino, ma la palla viene controllata in maniera abbastanza complicata, quindi bisogna ripartire con una palla che questa volta Braz abbranca al centro della difesa, occasione perduta quindi per i siracusani. Quello che avevo preventivato prima io, Sortino non è un'ala destra perché lì ha rifiutato il tiro, invece per me doveva buttarsi, come va perché deve rischiare anche lui. Del Prete va a segnare ancora una identica rete rispetto a prima, due reti del Prete in inferiorità numerica, quindi una soluzione che probabilmente è abituale per questa squadra. Sì, perché comunque esce sempre il portiere, perciò giocano sempre o in superiorità o in parità numerica. Lasciano l'arbitro, ha deciso di lasciare Del Prete, che forse è il giocatore, senza offendere nessuno, meno tecnico alla sinistra, però è riuscito a piazzare due gol importantissimi per la sua squadra. Sì, un parziale di 2-0 negli ultimi minuti per il Sassari con una doppietta di capitano Del Prete. Murga, Cagnete, Queglio, Cagnete ancora, difficile al centro dove c'è un muro difensivo non indifferente. Pereira blocca Queglio, 9 metri, Mizzoni per Cagnete, Murga, ancora Cagnete, Queglio, altro sottomano ed è la sesta rete personale per Juanpi Queglio, 22-19 il risultato. Vediamo adesso il Sassari che, ricordiamo, gioca ancora con Del Prete schierato sulla sinistra, ma è Stabellini adesso per Birzic Viera, Stabellini, Birzic si libera al centro, poi dà per Stabellini la forza
di Braz che si divincola e va alla conclusione per questo 23esimo gol. E la risposta di Queglio e di quelle che fa bene a chi guarda anche da casa la palla a mano, perché la palla a mano riesce sempre ad offrire anche di questi colpi spettacolari, e soprattutto visto che lo sport è più veloce del mondo, di questi cambi di campo repentini che divertono il pubblico e chi in questo caso segue da casa. Sì, ha reagito subito l'arbitro, perché in questo momento è importante stare lì attaccati al risultato. Questo è invasione, non è gol regolare completamente. Però gol che è stato convalidato, gol di Viera, che è stato il più lesto ad impadronirsi del pallone che stava scivolando verso il centro, una serie di rimbalzi involontari. E siamo sul 24-20. Queglio largo per Cagnete, Queglio, Murga largo per Sortino, ma il muro di Chiapulski in certi momenti è invalicabile e quindi consente ai suoi di ripartire ancora sul più 4 quando mancano 4 minuti e 52 secondi al termine dell'incontro. Birzic, Viera, Braz, ancora Viera verso Birzic, ancora Stabellini che va alla conclusione anche in questa occasione, leggera deviazione. Quindi palla che resta ancora tra le mani dei sardi e del prete, cede proprio a Stabellini. Dietro per Birzic, Viera, Birzic che va alla conclusione. Forse in questa occasione la difesa dell'Albatro doveva stare un po' più attenta e tenere un po' più lontano Birzic. Birzic prima era marcato a uomo, ora Vinci ha cambiato Sortino, è andato a marcare Stabellini e Birzic appena si è trovato libero, l'esperienza è quella, il giocatore è quello lì. Vediamo adesso Murga, Cagnete si divincola, va proprio per Sortino che prova la conclusione, ma c'è un fallo che commette Taurian su Vinci. Intanto c'è claudicante proprio Gabriele Sortino, lo richiama in panchina infatti coach Vinci, pronto Alessio Lobello per la sostituzione. Siamo agli ultimi 3 minuti e 40 di questa nona giornata di campionato, nona giornata di andata per Albatro e Sassari. Sassari in vantaggio di 5 reti, 25-20 in favore degli uomini di Passino. Murga, Queglio, ancora Murga, largo per Cagnete, Murga adesso incrocio con Queglio, Queglio per Cagnete, ancora per Vinci, largo dalla parte opposta per Lobello, verso Murga, Queglio che tira ma sbatte sulle braccia di Pereira e Braz. Certo, Fabio, giocare e provare a tirare con quel muro difensivo, con quei due pilastri, è sicuramente difficile. Però considera che Coelho ha fatto 4 gol sottomano, perché se uno è alto ci sono altri tipi di tiri, sottomano sono importantissimi, in doppio appoggio sono pericolosissimi. L'arbitro, ripeto, a me oggi è piaciuta, e la differenza è che ora la fa anche il numero di giocatori impiegati, un po' la stanchezza, ora l'arbitro sta forzando in tutte le maniere per cercare di prendere qualche gol, di avvicinarsi di più tutti. Certo, è difficile, però un plauso veramente all'arbitro oggi che ha dimostrato di giocare una bella palla a mano. Ed c'è un time out chiesto ancora da coach Peppe Vinci, un brevissimo break anche per noi. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti.
in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Time out per l'Albatro, 2:26 da giocare, più 5 per il Sassari qui a Siracusa. Come sottolineava giustamente Fabio Reale qualche istante fa, una buona prova dei siracusani contro una delle squadre più in forma e meglio attrezzate di questo campionato. Stanno riuscendo fino al termine i ragazzi di Peppe Vinci a mettere in difficoltà e comunque proporsi più volte in avanti contro la squadra di Federico Vierà. Vediamo adesso questa nuova azione: Queglio, Murga, Cagnete, Murga, Queglio. Prova per Lobello, bloccato da Del Prete. Impossibile girarsi il numero 22 siracusano, che comunque conquista palla. Adesso Murga, Cagnete verso Queglio, ancora Cagnete, gran tiro del numero 14 siracusano, protagonista di un gran primo tempo. Si è dato un po' così il cambio con Queglio. L'arbitro, c'è qualche parolina di troppo probabilmente tra Braz e Murga. Passino coglie probabilmente il nervosismo del suo giocatore, lo richiama in panchina chiamandolo alla calma. Siamo ormai vicini all'ultimo minuto di gioco. Fallo di Vinci su Birzic. Vieira, grande gol, in porta c'è Nobile proprio per questi ultimi secondi di gioco al posto di Grande. Siamo 26-21, più 5, ormai 40 secondi al termine di questa partita. Bella partita sicuramente alla Palla Lobello di Siracusa, con un Albatro che ha tenuto testa alla squadra capolista per gran parte del match. Adesso Pereira, 2 minuti, quindi gli ultimi 26 secondi, l'Albatro si rigiocherà in superiorità numerica. Pereira ha strappato il pallone dalle mani di Murga, e quindi vediamo quest'ultima azione che andrà a chiudere il match probabilmente, e Vinci va a realizzare la sua quarta rete personale, la 22esima per la sua squadra. Siamo in fase di commento, Fabio, crediamo di poter dire che il Sassari ha sicuramente dimostrato, finisce qui intanto 26-22, il Sassari ha dimostrato di essere sicuramente una delle squadre più attrezzate e più forti di questo campionato. L'Albatro, abbiamo detto tante volte durante questa partita, ha dimostrato di poter reggere e di poter reggere il confronto soprattutto contro uno degli squadroni, una delle squadre top di questa Serie A Beretta. Io ripeto, faccio i complimenti all'Albatro per come ha giocato come squadra, attacco e difesa, che non era molto facile incontrare la capolista. Il Sassari è forte in difesa, che ha una difesa 6-0 che mette in difficoltà i tiratori oggi dell'Albatro, ma la differenza l'hanno fatto un po' in attacco le due individualità, che sono Tabellini, Birzic e Vera. Loro hanno fatto la differenza in attacco.
Adesso ci fermiamo per qualche istante, la linea alla regia per il break pubblicitario, quello che di solito utilizziamo tra il primo e il secondo tempo, in attesa anche dei due atleti allenatori che ci raggiungeranno in postazione per le interviste di fine match. Team Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. Network offre una piattaforma di servizi integrati per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo di processi industriali, di costruzioni e di impianti, in particolare nel settore del cemento, nel settore immobiliare e in quello delle energie rinnovabili. Un'esperienza di oltre 60 anni, durante i quali Team Network ha saputo evolversi, innovando costantemente la propria offerta di servizi industriali, tra loro sinergici e integrati. a 22, quindi il risultato in fuori del Sassari qui al Palo Bello, non a giornata di andata, Sassari che continua questa sua marcia in testa alla classifica, con noi coach Peppe Vinci, Team Network Albatro, che oggi però ha dato un bel filo da torcere alla capolista. Non posso dire niente ai ragazzi, hanno dato tutto quello che potevano dare, abbiamo incontrato una squadra sicuramente attrezzata per fare grandi risultati. Dobbiamo essere solo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, però credo che in tutto il campionato abbiamo sempre dimostrato di essere una buona squadra. Ci manca quel qualcosa in più sicuramente fisicamente che hanno le grandi squadre. Noi in questo momento abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere fondamentalmente. Adesso cominceremo ad avere gli scontri diretti con le nostre antagoniste e quindi là ci sarà da tirar fuori un Albatro sicuramente migliore di quella di oggi. Ripeto, il Sassari è una squadra formata da giocatori di grande esperienza, un fuoriclasse come Vieira, e penso che la mia squadra abbia interpretato bene la partita, ma soprattutto li abbiamo messi in difficoltà nel loro gioco di difesa, però sicuramente quando è affiorata la stanchezza non siamo riusciti più a essere incisivi. Abbiamo giocato con un ragazzo con il sacrificio di Gabriele Sortino all'ala destra e questo per noi è stato, diciamo, un po' come giocare forse con un uomo in meno, però ripeto, nessuna scusa, andiamo avanti, noi dobbiamo semplicemente fare il nostro lavoro. Ora in settimana ci prepareremo per la nuova partita e devo fare i complimenti al Sassari che ha fatto una gran partita nel momento di loro difficoltà. Con una calma, una flemma solo delle grandi squadre, è riuscita poi di nuovo a metterci al palo. Complimenti che vengono colti al volo da coach Gipassino, che
ci raggiunge. Allora, una partita, voi forse avete pagato un po' l'assenza di Nardin sulla, che ha avuto un leggero infortunio proprio ieri sera in rifinitura, però vi aspettavate quest'albatro? No, sinceramente sì, perché io ho visto tutte le partite che hanno giocato, loro sono una squadra giovane, una squadra che comunque dimostra di aver carattere. Tutti i primi tempi li gioca alla pari, addirittura ho visto sia a Fasano che a Trieste giocare tenendo sempre il vantaggio. Noi sapevamo che era una squadra difficile e sapevamo che oggi ci giocavamo molto. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo aspettato nel momento dove loro sono andati un po' in crisi per la stanchezza, noi che forse abbiamo più rotazioni di loro, malgrado qualche infortunio, siamo andati avanti. Io ricambio i complimenti perché veramente questa è una squadra che con un elemento un pochino più esperto e di spessore potrebbe fare un campionato ben diverso dalla salvezza. Voi avete un giocatore, Viera, che nel secondo tempo probabilmente è stato quello che ha messo ordine, soprattutto grande costruzione, tiri, quasi come se avesse un po' studiato la partita nel primo tempo. Nel secondo si è espresso, è andato alla conclusione, ha realizzato ed è stato forse lui tra i trascinatori principali. Sì, lui è un giocatore sicuramente tra i più esperti, ha giocato tanti anni in nazionale argentina, forse ci ritornerà. È uno che ha fatto la Champions League, è uno che fino all'anno scorso giocava in prima lega spagnola. È un nostro cavallo di battaglia, noi ne siamo ben felici. Anche sabato scorso a Cingoli ha fatto esattamente la stessa cosa. Secondo tempo ci ha portato su, ci ha tenuto alti e noi abbiamo goduto della sua prestazione. Bene, grazie allora a coach Luigi Passino, a coach Peppe Vinci. 26-22, ricordiamo il risultato finale qui al Palalobello in favore del Sassari, che continua a restare quindi tra la capolista di, questa Serie A, Beretta. All'appuntamento su Eleven Sports alle 19, ricordate, con la scelta tra le due partite, le altre due partite in programma, le altre quattro della giornata sono state rinviate a causa della nota emergenza sanitaria. L'appuntamento da Siracusa è per sabato prossimo con un'altra partita interna della Team Network Albatro.